una casa a penne, un portone, le finestre serrate. E l'aurum a Pescara, qui si festeggia una data, è quella di nascita di Emilio Alessandrini, il magistrato a Milano. Come ogni mattina, erano le 8:30 del 29 gennaio del 1979, ha appena lasciato suo figlio Marco alla scuola elementare di via Colletta. Pochi metri dopo, all'incrocio tra via Umbria e via Muratori, fermo al semaforo, viene raggiunto e colpito da un commando di prima linea. Alessandrini ha soltanto 36 anni, un giudice ragazzino, si dirà poi. Perché fu ucciso? Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, risponde così. Oggi noi lo ricordiamo in una maniera diversa rispetto alle circostanze in cui generalmente si ricordano gli eroi che sono caduti per il bene dello Stato. Lo ricordiamo nella sua nascita, il suo compleanno, è come se lui fosse ancora presente, è come se la sua vita non si fosse interrotta il 29 gennaio del 79, ma come se avesse proseguito fino a oggi e ci consegnasse un testimone di serietà, di competenza, di umanità, per difendere quei valori di libertà e di democrazia per cui lui poi è morto, per cui lui ha perso la vita, perché lui è stato ucciso perché era la persona più competente forse che c'era al Tribunale di Milano. C'era un tempo dunque che per troppa competenza si poteva essere uccisi, non sono di certo questi. Era un tempo in cui c'erano eroi e oggi il presidente del Tribunale di Pescara, Bozza, si augura, ricordando Brecht, che non ce ne sia più bisogno. Quel senso del dovere l'ha portato poi alla morte ed è questa la cosa più drammatica di tutte. Io spero proprio che non si verifichino più, che non ci siano più eroi, e che non siano magistrati. La speranza è proprio questo, costruire un futuro migliore. Io penso che con il suo sacrificio Emilio Alessandrini abbia saputo costruire qualcosa di positivo da lasciare al futuro del paese. E c'è il figlio Marco, quello sulle spalle del padre, è diventato un uomo, è stato sindaco di Pescara. Gli chiedo un ricordo, ma la razza è razza e Marco si schermisce. Sono momenti particolari, uno diciamo ricorda una stagione che non c'è più di quando era bambino evidentemente, ma poi io penso anche a come mio padre fosse un uomo giovane quando è morto, aveva appena 36 anni, io adesso ne ho 51, quindi cioè, questo gli dà proprio il tempo di come passa diciamo così il tempo e penso anche della necessità di recuperarla questa memoria, di farne un valore condiviso. Ah, la casa Penne in centro è quella dove Emilio Alessandrini è nato. Il 30 agosto del 1942.